Il tema dell'ospedale, del nuovo ospedale, sarà il tema caldo delle prossime amministrative, forse il principale, e sarà la condizio sine qua non perché Bucciarelli vada a votare il candidato sindaco. Beh, sicuramente è il tema caldo, è il tema essenziale, la sanità è essenziale per ogni tipo di città, quindi Teramo in particolare, che è una città dove ci sono soprattutto degli anziani, è chiaro che ha bisogno di una sanità efficiente. Per essere efficiente chiaramente bisogna tenere in conto che si parte, sì, è vero, dalle strutture, ma bisogna partire anche dalla gestione della sanità. A noi risulta che la struttura è importante, quindi il contenitore è importante quanto il contenuto, però il contenitore si può realizzare al mazzino con i soldi già disponibili, quindi noi siamo del parere che debba essere il tema principale e il candidato a cui bisogna dare i consensi nella prossima campagna elettorale debba essere quello che mette al primo posto il problema del Mazzini, quindi l'ampliamento del Mazzini con la sua riqualificazione. Non ci deve essere assolutamente una delocalizzazione dell'ospedale che noi comunque non Certo. accettiamo e non accetta la città Voi non tutta. accettate, quindi non voterete il candidato che non metterà al primo posto il Mazzini o vorrà delocalizzare a Piano d'Accio, ci sta dicendo. Noi vogliamo soprattutto che i candidati si esprimano su questo tema in maniera chiara. I candidati che sono silenti su un tema così importante, da noi non sarà votato, Quindi chiaramente. D'Alberto, lei, il sindaco uscente, qualora non mettesse al primo posto il Mazzini, non lo voterebbe? No, io non voglio fare nomi. Io dico tutti i candidati debbono essere chiari su questa posizione, che d'altra parte è voluta da tutta la città, per il buon 80% circa noi abbiamo stimato che il peso del Mazzini rispetto a un trasferimento del Mazzini, una traslocazione del Mazzini è dell'80% rispetto al 20%. Quindi noi riteniamo che di interpretare il volere della città e che quindi esprimiamo il consenso per quel candidato che se ne faccia carico.